e quando arriverà il momento giusto ti farò forse spoiler, forse ho trovato qualcosa di estremamente illegale. No, ovvero lascia stare. Lascia stare. Benvenuti nel nascondino con le auto. Benvenuti. Siamo in città. Però puoi guardare più una cosa. Cosa c'è? I muri blu giganteschi. Li oh vedi? Mio Dio. Sì, ma anche dietro di te, Steph, è ancora più grande, guarda. Siamo limitati da dei muri altissimi che ci obbligano a stare soltanto in una parte della città. Io e Spi ci dovremmo nascondere e Fere ci dovrà cercare. Sono già prontissima, guarda. Le posso bucare le ruote così abbiamo un bel vantaggio? No, Spi, al massimo io devo bucare le tue, non funziona così. Ok, va bene. Allora, andiamo. Sali su un veicolo, ovviamente lo cambieremo non appena Fere smetterà di guardarci. Ok, vai, non urtarmi. Come sempre, le regole base, ci possiamo sia nascondere in giro per la città dove troviamo dei nascondigli con le auto, sia possiamo far finta di essere dei civili che vanno semplicemente in giro. Guarda, qua è pieno di veicoli. Questo? La buongiorno. Aspetta. Non mi piace. Arrivo, Steph. Voglio seguire questo. Le tue orme. Tu che questo sei esperto di queste cose. Questo è molto bello. Questo è molto bello. Ciao, Espi. Non mi colpire perché se no, ci rompiamo tranquillo. I veicoli. Guardami dal finestrino. Ma sei bellissimo. Ma guarda io invece. Di essere civili. Ma posso andare? O ci nascondiamo? Civili direi. Okay. Siamo dei buoni attori, almeno lo sai, Steph. Che siete civili. Ma allora non mi restare troppo vicino, ovviamente. D'accordo. Perché altrimenti, distanze sai, di sicurezza, non ti preoccupare. Fere, puoi andare, Fere, puoi andare. Ok, perfetto. Okay. Finalmente posso andare. Guarda come recito bene, Spi, Siamo delle persone normalissime. E non verremo mai scoperti da Fere. Ho preso una curva molto larga. Tranquillo. Allora ho già capito che Espi sta guidando male. Già. Non è vero. Sicuro, Espi, che i civili guidano peggio dei player. Te lo assicuro. Confermo anche io. Mi hanno appena guidano superato. Quindi. Guarda, Steph, che screanzato questo qui. Cioè, ha superato a destra la signorina. Già. Guarda, mi vuole raschiare la macchina. Non ok, no, è partita. Che criminali. Persona con un cappello fucsia che da lontano mi sono sembrato il cappello di Espi. Oh, cacchio. Ecco, io non sono esattamente mimetizzato, diciamo. Già. Da, Sì. Anche quello potrebbe essere un problema. Mi sta prendendo in giro. Paura. Secondo me mi sta prendendo non in lo giro. So. Non è vero. Espi! Cosa è successo? Niente. Scusa. Cosa ha fatto? Niente. Mi ha colpito. Non è vero. Cioè, non si vede niente. Mi fermo. Mi devo fermare. Facciamo la dichiarazione amichevole. No. Guarda, io scappo da te. Anch'io scappo. Aspetta. Steph, non scappare da me. Mi salta la copertura se vai via. Allora io ho l'impressione. Me la stai già facendo saltare tu. Ma no, è solo un graffietto. Conosco un bravo carrozziere. Se ti dovessi incrociare lo capirei subito. Non so. Piano, piano. Oh. Stiamo guidando nel modo più normale possibile. Tranquillo, non stiamo driftando. Dalle vostre frasi mi sembra molto. Sì, normalissimi. Piano. Ma comunque non ti ho ancora mai incrociato, Fere. È vero, è grandissimo questo posto. Steph, dai, fermati. Di strano. Dobbiamo essere civili, ricordatelo. L'hai mai vista la statua del cavallo, Fere? Io ci sono passato prima. Cavallo. Sì, c'era una statua del cavallo. È bellissima. È vero. E Spi lì mi ha tamponato. Quindi mi sa che ci sono ancora i residui della macchina rotta. No, non penso di averlo visto. Magari nel giro che ho fatto, no, mi è sfuggita. Ma cosa fa quel tizio là contro il muro, vabbè. Ok. Attento, Steph! Sono impazziti! Espi, spostati da qua. Dopo dici che sono io quello pazzo. Ah. Via. Andiamo. Fere, la statua del cavallo era dove eri tu e ce l'avamo anche noi. Oh, oh. Però, dove l'hai vista? Però non hai guardato in alto. Ah, perché in alto? Ti buco le ruote. No, non bucarmele. Guarda che te le buco anch'io. No, fai da bravo. Di ruota perisce, Steph. Fai da bravo. Dai. Io la statua ancora non ce l'ho presente, però vabbè. Fere, non so come fa. Questo ah, non è aveva... Ah, no, non è vero. Il mio clone, il mio gemello siamese. I capelli erano inconfondibili. Ah. Io mi a fare finta di niente ed era a fianco a me come se nulla fosse. Mi sono appena incastrata. Accidenti. Bye bye. Fine di ucciderti. Ci vediamo la prossima volta. Aiuto. Steph, salvami. Dove si va di qua? Espi, non mi seguire. Io non so dove sto andando. Parcheggi, cioè, sta salendo nei parcheggi. Espi, dai, fermati, ormai sei qui. No, non è vero. Ma dai, quanta vita hai poi? Perché tantissima. Non muori mai? I miei capelli assorbono ogni danno. Zitto. Perché mi sono nascosto nel mentre. Steph, strazitto. E sto cercando di scomparire. Via. Vabbè, io ripeto. Via. Madonna, quanto corre Espi, tu non hai idea. Sta scappando di più. Via. Stavolta invece che puntare a lui ogni volta. Cosa? Perfetto. Okay, Steph. Mi sto nascondendo anch'io.
Ok. Secondo me è entrato nel set cinematografico perché sono una macchina centrata ed è quella di Espy. Lo vedo da qui. Ah, cosa? L'hai già trovato? Sì, sì. Ah, è vero, mi ha trovato. Via, 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 via. Steph, sto arrivando da te. Sto arrivando da te. Ma non venire da me, ma cosa vuoi? Ah. Ma stai per i fatti tuoi quando ti vieni beccato. Sì, devo usare le bombe adesive. Io l'avrei preso, l'avrei fatto esplodere. Sarebbe già morto Espy. Ops. E invece no. Steph invece? E io sono in giro per la città, tranquillo. Non so neanche dove Espy, ovviamente. Aspetta, non ma sei tu questo? Quale? Ciao! Ma Espy, ci siamo ritrovati! Distrutta! Lo stavo sparando! Tranquillo, sarà una copertura io perfetta per te. Non farlo fuori. Vabbè, 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 andiamo. Allora, aspetta, ma forse dovrei cambiare macchina. È vero, dannazione, devo cambiare macchina. Arrivo. Okay. Che c'è? Ok. Vabbè, quando mi rincontri capirai. Non dire nulla, non dire nulla, non dire nulla. Che fate? Niente, è una cosa bellissima, tranquilla. Corri, 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 allora, corri, corri. Stiamo gironzolando comunque, Fede. Ok. Ok, quindi siamo in giro. Però tranquilli. Voglio un indizio, perché io Espy comunque l'ho trovato. Sono stata brava a trovarlo. Ciao! Eccoti l'indizio. Guarda, io non ci credo, Espy. Bestia! Steph è il pullman. Steph è il pullman. No! Non è il pullman, no, te lo assicuro, non è lui! Steph, arrivo! Stavolta non mi fregate, uso le bombe. Uso le bombe, allora Espy. Non ci credo che abbia tirato fuori le bombe. Arriverà. Non avevamo proibite per regolamento le bombe. Fereniki, dove sei? Non è giusto. Allora, dove mai sarai? Io cerco di trovare Espy. Ciao! Ma mi hai investito, Espy, non vale! Non vale! Tu hai usato le bombe contro Steph, mi sono soltanto vendicato. Sì, si usano le bombe attive, Ciao, Espy! Ah, cosa? Andiamo. Andiamo a braccetto, dai, andiamo a braccetto, appoggiati. Io lo ammazzo, te lo giuro, ma nella realtà lo ammazzo. In real life mi ammazza. Espy, 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 dietro di te, corri! Ah, perché? Fede, gli dobbiamo dire una cosa. In questo round ci nasconderemo invece che far finta di essere civili. Oh, te lo vedrai. Diciamo perché siamo due gentiluomini. Allora, esatto. Ti devo dire anche un'altra cosa, Fede. È molto importante. Ha deciso di provare a scegliere il nascondino, Espy. Perché tutte queste responsabilità ora? E io ho un po' di paura. Però dai, andiamo, Espy, ti seguo. Andiamo. Guarda che tu, Espy, lo sottovaluti troppo. Perché secondo me è bravo. Ora vedremo, ora vedremo. Sì, Espy, io ti sto seguendo. Steph, che dici? Espy è banalissimo. Dannazione, l'avevo già pensato, non lo so, io ti seguo, che, Dai. Però vieni, boh, vieni qua. Andiamo, vieni qua. Andiamo. Vieni qua, vai, vieni giù, vieni giù. Hai fatto? Sì, vieni sì, su, vai Fede. Vieni su. Okay, io personalmente è il primo posto che controllerei, nel momento in cui si fa nascondino. Allora, vieni giù, c'è un parcheggio sotterraneo, vado a controllare. No, okay, non è vero. Perfetto, perfetto, perfetto. Però non perfetto. Era questo, però Espy è esitato, quindi vuol dire che qualcosa in questo siamo stile. Pure in gabbia, rendiamoci conto, Espy, rendiamoci in conto che questo round durerà 2 minuti per colpa tua. Non è vero, cosa io dici? Lo so già. Aspetta che faccio un parcheggio incredibile, guarda, così c'ho le vie di fuga. Ok. Aspetta, così. Guarda, le guarda, strisciate guarda, che guarda. Mentre lasci guarda. Non le contiamo, vero, amico mio, no? Oh, cacchio. Magari okay, c'è da taglia basso, lei. Ah, in effetti sì, ha il computer brutto, quindi in effetti magari ma non le vede. Ma smetti, dai, non lo criticare, poverino. Però aspetta, da dove si entra? Io non lo so da dove si entra, quindi fate anche in tempo a cambiare posto, se volete. No, siamo ingabbiati qua dentro. Siamo, siamo benissimo. Ok. E allora dovrebbe... Ma è stati meglio. Oh, cacchio, 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 cacchio. Non mi ricordo i posti a memoria qui, Che fai? Dove facciamo? Dove vai, Steph? Non lo so, io ti sono dietro. Decidi tu. Non lo so da dove si entra. Io la metto. Ah, forse da qui. Ok. È un passaggio sotto, quindi vai. Dovrebbe essere. Vai! Guarda, lì uscendo dall'altra parte. Via, 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 via. La macchina rossa uscire dall'altra parte. Però Steph non è uscito perché è uscita solo. Scappa, Espy. Scappa, Espy. Steph, nasconditi Scappa. Dentro la metropoli. Nasconditi. Ero fuori, però davanti a te e stavo dietro i muri e non mi hai visto. Stavo guardando la metropolitana, dai, però okay. Basta con queste cose. Adesso una parte. Basta. Fede, mi volevi uccidere. È certo che ti voglio hai uccidere. Hai mollato ad Espy per cercare a me, perché ti volevi vendicare grazie, da prima. Grazie, esatto, Fede. Esatto. Ma no, non è grazie, devo far esplodere e quando arriverà il momento giusto ti farò esplodere. Forse ho trovato dico, qualcosa di estremamente illegale. No, ovvero? Lascia stare, lascia stare. Okay. Per fortuna è un 4x4 questo. È un 4x4? Espy sta dando indizi. Allora. Ma non lo Madonna, so, Steph. Guarda, questo è una. Vabbè, è uno spettacolo. Perché ma non sei venuto con. Ma castrato o cosa hai fatto? No, niente, niente. Tranquillo, è bellissimo. Dopo lo vedrai, dopo lo vedrai.
Ok. Ah, non lo so. Allora, io non ho idea. Questa volta non ho proprio idea. Cioè, oltre la metropolitana che mi avete detto chiaro e tondo che era lì, però non so dove può essere andato Espy. Un piccolo problema è che anche se volessi, non so se riesco a uscire. A scappare, quindi si è incastrato da qualche parte. No, tranquilla. Okay. Io non mi ricordo neanche più di che colore avete le auto. No, io ho cambiato auto e credo anche Espy. Espy ha cambiato auto. Tantissimo, ho cambiato tantissimo auto. Tante 4-5 auto ho cambiato. Porca quindi miseria, Steph, quella zitto. Quella macchinina minuscola. Esatto, io l'avevo intuito che era ancora quella macchinina, ma non so dove. Oddio. Non so dove. Da posto, vai avanti per la tua strada. Non voltarti. Allora, perché? Allora, quando io ho girato questo vicolo, Espy ha iniziato a tossire? Perché un pochino, sai, un pochino la gola. Ok, che è estate, l'aria condizionata. Ma sei infilato. Ti fa venire un pochino di mal di gola. Perché io non vedo nulla, dove sei infilato? È da nessuna parte. È in uno di quei cespugli, fai. No, sti. Bene. Cioè, dove l'hai andata? La macchina tu in mezzo. Ci hai pure provato tu, Steph, a farmi... Ok. No. Steph mi sta suggerendo di lanciare bombe. Cosa? Non lanciare bombe! Avete visto qualcosa? No, aspetta. Cosa spari? Non sparare, mi amici cespugli. Dove? Io ti giuro che visivamente non lo vedo. Però possiamo farlo esplodere. No, per favore. No, dai. No, per favore, dammi una via di fuga, per favore. Una via di fuga, per favore. Per cortesia, ora via di fuga. Hai buggato la mappa, cioè, ma anche non ho buggato la mappa. Aveva la macchinina verde? No, in realtà era mezzo rossa. Era rosso. Come fa a nascondersi in mezzo al verde? Lui mi vede qua, quindi in questa zona. Da nessuna parte, tranquilla Frenichi. Tu continua a bombardare quella zona. Io non ho parole. No, Espido, io non ti vedo, Espido. Avrei fatto il nascondiglio della vita stavolta. E non lo so, cioè, io penso che sia in questa zona, buon nascondino. Aspetta, l'ho visto adesso. Cosa? No, si è attaccata male, aspetta. No! Cosa si è attaccata? Niente, si è attaccata! Via! Via! C'avevo anche la via di fuga! Sì! Libero! Via! Sì, sono scappato! Scappa, Espy! Corri! Mamma mia! Lo voglio in squadra, non giocherò mai più con di lui. A piedi era scarso, con le macchine si sente a casa. Ok. Corri. Tu lo sapevi di questo suo talento, cioè non l'avremmo invitato oggi. No. Via. Dove si è ficcato? Da nessuna parte, Frenichi. Non lo so, Steph, sto per arrendermi, te lo dico. Ok. Io sono qua che vi aspetto da 10 minuti, però qua non passa neanche nessuno. Sono nascosto, ma... Espy mi sta consumando tutte le... L'ho notato, fatto! Mi sono nascosto di nuovo! Sembravi una delle mie macchine parcheggiate, ti meriti di esplodere. Non sono che sembro, è una delle tue macchine parcheggiate, Fer. Dai, Frenichi, questa volta ti vengo incontro io. Io, Espy, non lo so. Ti vengo incontro, non ti preoccupare. Coalizziamoci contro Espy. È scomparso. Cosa? Perché mi dovete coalizzare contro di me? Non sono... Perché non ti trovo da nessuna parte. Non sono così bravo. Era un cespuglio, allora, soltanto. Dai, dammi un indizio. Aspetta che sono ancora in movimento. Sto cercando un luogo perfetto. Ok. Però quindi lo posso trovare mentre gironzolo. Sì. È sempre la stessa macchina? Almeno no. Quello? È cambiato? Sì. Aspetta. Ok. Almeno lo riconoscerò dai capelli. Lo sta perfetto. Mentendo. Non lo so. Ok. Ma si è nascosto? Oh. Cacchio, per fortuna è col freno a mano. Vedi questo vicoletto? Mm-hmm. Vai. Che vicoletto? L'hai trovato? Vai. C'è una monetina per terra, vai a vedere. No. Per favore, fammi fare la retromarcia, No! Mi sa che sono condannato. Ciao, Espy. Sì? Aia, non mi investire. Allora, non ti sto investendo. Allora, un angolino, metti in prima persona. Ok. E fissa il muro. Perché sento sgommate vicino a me? Lì dentro. Non ti posso dire dove. Dannazione, Espy, guarda. Esci un po' da lì. Cosa? Guarda. Steph? Che è successo? Mi vedi? Ciao. Cosa stai dicendo? Cosa stai facendo? Sto nascondendo qua dentro. Però ho sentito i rumori. Posso sparargli, di già? Posso sparargli? Non volevo trollare malissimo. No, torna a guardare i muri, criminale. Poi okay. Vediamo. Pronti? Ok, vai. Sì, andiamo. Dove siete? Dai qualche indizio, però. Subito. Ma neanche iniziato. Tira un po' per la città, su, che a me avete fatto. Sono già stanco. Guarda, ma che sì, soffro di reumatismi. Oh. Esatto. Sto usando il quad. Come puoi essere stanco? Cosa hai visto? Niente, ma pensavo ci fosse un parcheggio sotterraneo qui. Aspettate, vediamo se c'è qualcuno qui.
Buongiorno. Non da controllare i parchi. Guarda dove sono io, Stefano. Ti piace? Scusi, signore, lei lo sa che qua non c'è parcheggio? Davvero? Sì. Sta vietato dalla legge. Sono nuovo tutore. Ho un problema. Le... Dai, vieni qua. Vieni qua. Le ruote. Sparo. Guarda come sfrigoli. Le ruote io buco le tue. Non puoi, è illegale. Bene. È illegale. Ma bene. Mi hai bucato le ruote, maledetto. Anzi no, sono ancora intere. Mi sono schiantato. Prendi un'altra. Non si può correre così. Aiuto! Ma cosa fa questo pazzo? Ciao, ciao, non puoi, non puoi. Non puoi, dovevi essere più rapido. Non posso farti scappare così, Steph. Un conto è giocare. Ma non lo conto... so, è nato di lì. Che sfiga. Cioè, oggi mi stai facendo vincere Espi nei round, eh? Chi donna, ciao, Ferenichi. No, non sono lì, Espi. Alle visioni. Ah, ma sei tu, Steph. Cacchio, siete così uguali. Ma cosa uguali? Boh, io non ho parole. Ma mi fatti i personaggi uguali. Anche Steph ha questa pettinatura un po' femminile. Non è colpa mia. No, ma non schiacciarmi. Pettinatura... Dai, scusami, Steph. Non volevo offenderti. Ma sarebbe stato carino. Perché non dire che ne vedi altri? Tanto hai fallito. Troppo tardi, tu Steph. Tu hai fallito, Fede. Io sono ancora nascosta. No. Facciamo così, Steph. Tu ti puoi rifare se mi aiuti a trovare Ferenichi. No, allora la tua morte sarà nascosta, vendicata. È troppo facile. Ho visto il suo schermo, capisci? No. Mi ha fatto vedere e quindi non mi posso alleare con te. Sarebbe troppo cattiva come cosa. Vediamo qui. Deve essere in qualche posto strano. Un indizio per Espi. Strano, Espi. Un indizio per Espi potrebbe essere che il suo nascondiglio non è un vero nascondiglio. Ma cosa? Ma cos'è sta psicologia visibile, inversa? Cioè, se passi di qui mi vedi, capito? Aha. Quello che ho detto fin dall'inizio. Espi, io non so che fare. Sto facendo il lavoro per te ma non la trovo, quindi mi arrendo. Allora, è incredibile, in due non ce la facciamo. Non so che dirti, Espi. Poi tu con quel cosetto sei lento. Come sono lento? Sono agile, sì. Diverso. No, sei lentissimo. Hai capito? Certo, da due ore. Però dovremmo seminare ad Espi. Cosa? Maledetto. Seguimi. Dove seguimi, andando, seguimi, 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 seguimi. Dove se state andando? Trova, mentre lo facciamo, è la fine. È la fine, ok. Io non vieni. So cosa dobbiamo fare. Vieni, non lo ma so perché l'aiuti? Vieni, 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 vieni. Perché siamo alleati. Io ho fatto una figuraccia, faccio fare una bella figura a lei. Anche se da sola non l'avessi mai. Ciao, tesorucci, sono arrivata. Dov'è? Andiamo! Ho fatto imbizzarrire la folla qui, mi stanno tagliando la strada. Risolviamo alla vecchia maniera. No! Che stai facendo, Steph? Ma non puoi tirargli bombe! Non mi sono autoesploso. Cacchio! Cacchio! L'ho persa! Dove è finita? Ok, almeno Steph, ho fatto un po' di Steph, casino. Ti sei sacco... vabbè, ma è un diversivo, non vale così. No, ma io la devo portare in un posto e tu non me la puoi portare in quel posto. E vabbè, scusa, vuoi che sia così facile? Stai rovinando tutto il gioco, guarda. Perché va bene, scusa, non mi metto in un angolino. Guarda, la mia macchina esplode. Si mette in un angolino. Fede, dove sei finita? Lo senti, sta arrivando. Beh, dici che è qua? Sì. No, qua, non sono qui. Forse l'ho visto. Dove è finita lei? Prendi questo! Presa? Oh, non potevo stare dentro la macchina per almeno. E ora? Un tuffo a tutti quanti! Io no, non ho il costume come te. Quindi me ne vado. Le mie sono mutandine in realtà. Quindi gente, questo era Nascondino con le auto in GTA 5 insieme a 2 Players 1 Console. Spero vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare tantissimi mi piace e commenti qui sotto se volete altri episodi come questo. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!